Ciao ragazzi, bentornati, nuova puntata di Cucina Stellata. Oggi facciamo un grande classico della cucina italiana, colui che ha reso famosa la cucina italiana nel mondo, Gualtiero Marchesi, e facciamo una ricetta alla quale sono particolarmente legato. Perché? Perché è la costoletta alla milanese. Non è una ricetta particolarmente complessa, però è molto divertente. Perché? Faccio vedere una cosa. Questo è il piatto dove andremo a impiattarla, che è una riproduzione del piatto che utilizzava lui. L'abbiamo fatto in casa. Perché la cosa molto divertente, secondo me, che dice lui e che ha ragione, è che la cotoletta è buona quando prendi la parte impanata, no? E se tu la tagli a cubetti e diventano tutti i lati impanati, diventa divertente, diventa quasi uno snack, no? Per cui andremo a prendere la nostra costoletta, la andremo a tagliare a cubettini, anche la parte dell'osso, perché vogliamo far vedere al nostro commensale che è una costoletta vera di vitello con anche l'osso, e andremo a cuocerla rigorosamente nel burro chiarificato. Partiamo! Questa è la nostra costoletta di vitello, rigorosamente, non di maiale. Allora, vi svelo una cosa. Io sono un amante, ovviamente, della cotoletta alla milanese, ma io la preferisco bassa. Preferisco l'orecchia di elefante perché mi è più croccante. Non mi fa impazzire la cotoletta quella alta, però cosa dobbiamo fare? Ambasciatore non porta pena, per cui ci limitiamo a cucinare. Ora, cosa facciamo? Andiamo a tagliare la parte vicino all'osso con un po' di polpa attaccata, perché questa qua l'andremo comunque a friggere, e ricaviamo dalla parte alta, che dovrebbe essere almeno tre dita, come si dice la ricetta tradizionale, e ricaviamo 8 cubetti e li andiamo ad impanare. Ok ragazzi, allora abbiamo ricavato i nostri 8 pezzi. Alla costoletta l'osso abbiamo lasciato un pezzettino di carne, così alla fine si sgranocchia l'osso, e prendiamo le nostre uova e facciamo la classica stazione di panatura, per cui farina, uovo e pan grattato, un pizzico di sale e andiamo a sbattere le uova. E un pezzettino alla volta lo passiamo prima nella farina, uovo e pan grattato. Vogliamo fare le cose per bene? Cosa facciamo? Seconda panatura, ancora uovo e ancora pan grattato. Mi raccomando, fate aderire bene il pan grattato. E poi, trucchettino ragazzi, le mettiamo sul piatto e aspettiamo. Non le friggiamo subito. Gli diamo un po' di tempo di riposo in modo tale che la panatura possa aderire bene. E ora lo facciamo con tutti i pezzetti. Perfetto ragazzi, allora rondò, bella padella di rame in questo caso, burro chiarificato dentro, temperatura alta ma non altissima in modo tale da arrivare soprattutto in questa parte a cuocere fino in fondo. E andiamo a disporre i nostri pezzettini di costoletta. Mi raccomando, burro abbondante, rigorosamente chiarificato. Sul pezzetto più alto andiamo a nappare col burro. Giriamo i nostri pezzettini. Ok raga, che cos'è uno chef in cucina che non si macchia? Uno stupido! Oppure è stupido chi si macchia? Ma chi se ne frega? Allora raga, ultimo pezzettino ce li abbiamo qua. Andiamo a scolarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ce n'è pure uno in più per l'assaggio. Fantastico. Sale. E adesso, con un po' di immaginazione e fantasia, ovviamente non sarà perfetto, però guardate qua che meraviglia. Andiamo a mettere dove c'è la forma dell'osso il nostro piccolo carré, e poi a disporre i nostri bocconcini esattamente dove ci sono le ombre. Ci scuserà il maestro Marchesi per non averlo fatto proprio preciso al dettaglio, ma io vi dico, visto che questo è un po' troppo grande, noi ce ne sbattiamo e cosa facciamo? Bello della diretta, così faccio vedere anche come è cotta dentro. Guardate qua, guardate com'è rimasta bella rosata. Ditemi che non ho fatto un bel lavoro. Bello, eh? Vabbè. Cosa vi devo dire, ragazzi? Bella succosa, è rimasta bella morbida, cotta bene, la panatura è croccante. Vedete come si è fatta una bella pastella intorno? Questo è il merito della doppia panatura. Il piatto è molto divertente, molto carino, abbiamo voluto fare un omaggio a questo grande maestro. E come al solito, ragazzi, per ricette famose, di chef famosi, io sono qua per voi, umilmente, a vostro servizio. Ci vediamo presto, ragazzi. Ciao!